L'avevamo detto che oggi saremmo stati qua. Eccoci qua. Eccoci buon qua sabato. E... Jump. Certo, ieri sera. Ieri sera, mamma, questi francesi mi hanno cominciato male. Cioè... Vabbè. Vabbè, speriamo bene. Guarda. Speriamo negli atleti, perché nell'organizzazione non ci è piaciuta. No, direi di no. A un certo punto, direi, come ho detto in privato prima, io ho tifato per temporale perché è stata cioè, una cosa... Smetto, mi fa sta cosa. Vabbè, comunque, ragazzi, allora, voi dovete sapere una cosa, che a parte le nostre ricerche nei continui vinili e CD, no? Quello che sondiamo sia su YouTube che su internet in generale sono i gusti dei ragazzi. L'altro giorno mi sono trovato in un canale di una società dedicata al calcio e ho fatto una domanda: ma a voi che musica vi piace? Mi hanno tirato fuori i nomi di K-pop, Wind, Mars, insomma i gruppi giovani, giovani che seguono giovani, ed è una cosa importante per me, è una cosa molto molto importante. Preambolo questo per dirvi che nel nostro picco cerchiamo anche di scoprire dei nuovi talenti, come è accaduto già in passato, ci avete premiato, e abbiamo scoperto un gruppo americano devastante che speriamo di avere in negozio molto presto. Sempre preambolo, questo è un capolavoro e questo che gli devo dire, eh? Cosa gli volete dire? Soundgarden, vi sto facendo vedere praticamente le basi della cultura dell'alternative, del post punk, del grunge, Alice in Chains, Dirt. Questo per me, vabbè, questo è il modo di caffè. Per tutti quelli che hai fatto vedere. Cioè tutti i capolavori, tutti i capolavori, tutti i capolavori che hanno insegnato ai ragazzi un certo tipo di cultura. Tempo fa venne da noi un ragazzino, era alto così. Carino. Carinissimo, biondino. Si presenta con la maglietta di un gruppo. Ma i calzini. Ma i calzini, c'aveva, a me colpì perché c'aveva i calzotti degli Slayer. E io dissi, io amo gli Slayer, ci siamo fatti una foto insieme di grosso, ricordi? Adesso dobbiamo ritrovare quella foto. Sì. Allora la foto la ritroviamo, tanto quello con ricerca su Facebook ci diciamo. Adesso è diventato un Cristo, è alto così, è più alto di me. Vabbè. E sono molto contento che faccia parte di una band che, secondo il mio parere, se trovasse il produttore giusto, farebbe un botto pazzesco. Ve lo assicuro, pazzesco. Io li ho contattati subito per avere dagli Stati Uniti, sono del Wilmington, in North Carolina, il loro CD e il loro vinile, e il loro vinile, che hanno fatto anche il disco. La band si chiama Audio Melt, ecco questo è il la locandina che hanno lasciato noi autografata, siamo lui e Nico, aspetta un attimo, Nico, poi, ecco Nico, dopo cioè, guarda che foto. È diventato, dopo poco facciamo dell'altra foto quando venne la prima volta al negozio, e ci hanno mandato il loro album, eccolo qua, composto da 8 tracce, una più pazzesca dell'altra, cantato strepitoso. Insomma ragazzi, vi assicuro, un voto a questo album, 9, qualità audio lasciamo stare, diciamo 8, veramente grandiosi, gli Audio Met dagli Stati Uniti che avremo in negozio. A presto, ciao ragazzi.